Cari amici della SEI, siamo in compagnia di Franco Lucente, primo cittadino di Tribiano, e siamo venuti a conoscerlo un po' meglio. Ogni tanto viene da noi in trasmissione, è un ospite sempre gradito, però vogliamo capire da lui un po' qual è la mansione che ha un sindaco in un comune tipo Tribiano. Certo, innanzitutto saluto tutti quanti, vi ringrazio e ben arrivati nella casa comunale di Tribiano. Il ruolo del sindaco magari insieme oggi lo scopriremo, sono 8 anni che faccio il sindaco a Tribiano ed è qualcosa che credo a livello politico sia il ruolo più bello che possa esistere, perché ti dà la possibilità di fare delle scelte diverse che altri ruoli non ti consentono di fare. Sei al centro dell'attenzione e ovviamente oltre ad avere una serie di richieste, dalla possibilità anche di avere delle soddisfazioni nella realizzazione di quello che uno dall'inizio si è posto come obiettivo per realizzare e fare il bene della comunità in generale, insomma. Certo. Com'è nata questa passione per la politica? Cioè, già da giovane, da ragazzo, più avanti? No, Beh, non sono anziano perché ho 40, no, no, sicuramente. 42 anni, però viene da lontano. Mio papà è sempre stato coinvolto nel mondo della politica, si è sempre interessato della politica e già da piccolino ero affascinato da questo mondo, incuriosito. Poi dall'età di 14 anni ho cominciato a frequentare i gruppi giovanili della destra di allora, vengo dal mondo del movimento sociale, quindi è facile capire qual era quella parte di mondo giovanile, quindi fronte della gioventù, e poi piano piano crescendo all'università. Ho iniziato a frequentare gruppi di azione giovani per poi ritrovarmi in quella realtà, bellissima realtà di Alleanza Nazionale e poi tutto il percorso dal PDL fino a Fratelli d'Italia oggi. Ecco, hai detto di Alleanza Nazionale, rimpiangi qualcosa della vecchia Alleanza Nazionale e di quello che è oggi Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale? Ma la politica è in evoluzione, tutta la società è in evoluzione. Io credo che comunque non sono i nomi di partito a cambiare poi quelle che sono le ideologie, i valori che uno si porta dietro. Alleanza Nazionale è stata una bellissima esperienza, mi ha segnato, ho appreso molto da quel mondo. Credo che comunque è giunto a termine per una serie di scelte anche sbagliate, non condivisibili, anche da qui ha guidato il partito fino all'ultimo, sbagliando determinate cose, ma ci dilungheremmo molto nello spiegare certe dinamiche. Oggi credo che Alleanza Nazionale sia un ricordo, un bel ricordo, con un finale non troppo bello, però credo che mi ha insegnato tanto, porto dentro di me il ricordo di un bel partito, un partito di valori, di sani principi, che mi dà la possibilità di continuare anche in questo nuovo percorso di Fratelli d'Italia, che dentro di sé porta l'anima di Alleanza Nazionale, ma credo che sia giunto il momento anche di portare avanti obiettivi diversi di una destra nuova, di una destra moderna, di una destra che ha voglia di fare tante altre cose. Guardando il tuo sito ho visto una scritta, idee senza compromessi. Oggi nella vita quotidiana ci sono dei compromessi o... Io credo che nella vita attuale bisogna spesso scendere a compromessi ed è quello che a me dà fastidio, quindi diciamo quell'espressione che vedete sul mio sito nasce nel momento della mia candidatura in Regione Lombardia, quando decisi di dire c'è bisogno di qualcosa di nuovo e di diverso rispetto ad un mondo politico che viene criticato da tanti.
però bisogna dare anche delle risposte. Credo che le migliori risposte si diano con la realizzazione di quello che viene proposto in concreto e non soltanto come false promesse. E quindi l'idea di portare avanti quel motto nasce dal realizzare concretamente le idee che vengono proposte ai cittadini senza scendere a compromessi con nessuno, ma portarle avanti, ecco tutto. Certo. Franco, il tuo lavoro da avvocato, perché ricordiamo che hai uno studio avvocato, il tuo lavoro da avvocato ti aiuta a fare al meglio il tuo lavoro anche da sindaco per essere più vicino alla gente e dare comunque delle risposte certe, o comunque aiutare proprio il tuo comune, cioè. Io credo che tutte e due le attività si aiutano a vicenda, quindi è chiaro che il mondo dell'avvocatura mi ha dato un qualcosa nel mondo della politica, ma altrettanto la politica mi ha dato tanto per l'avvocatura. E credo che chi fa l'avvocato ha qualche chance in più nell'amministrare, nel conoscere comunque anche delle norme, delle regole che vengono messe in atto in un mondo che è in costante evoluzione. Per fare un esempio su tutto, tempo fa, parlo di un 10-15 anni fa, bastava che un assessore firmasse nei piccoli comuni una delibera perché si desse inizio ai lavori. Oggi per dare inizio a un lavoro, dopo un progetto di esecuzione che viene approvato, bisogna fare delle gare, c'è un mondo quello degli appalti che è disciplinato da un codice molto, da un punto di vista comunque normativo, giusto e trasparente, ma burocraticamente molto complesso. E quindi se uno non è preparato, questo sicuramente gli porta delle difficoltà nel cammino. E credo che quindi essere avvocato da quel punto di vista mi aiuta anche un po' nel comprendere anche certi meccanismi. Certo. Arrivando con la macchina a Tribiano, abbiamo notato dei palazzi, una scuola bellissima, il palazzo comunale molto bello e una piazza in cui state facendo dei lavori. Sono lavori per migliorare ovviamente la piazza, ma che termine avranno? Quando ho deciso di fare il sindaco, mi sono fatto una domanda, mi sono detto cosa voglio per il mio paese e mi sono posto degli obiettivi e piano piano questi obiettivi, sono riuscito a perseguirli, a raggiungerli. Ho preso un paese nel 2009 che aveva soltanto una scuola elementare e una palestra. Oggi credo dopo 8 anni, e ne mancano due alla fine del mio mandato, quale non mi potrò più ricandidare come sindaco, e quale però posso dire di lasciare ai miei cittadini, e siccome sono cittadino anch'io di Tribiano, di beneficiare di questi servizi, di aver realizzato nel centro paese un comune, quindi il servizio principale dato, quindi la casa comunale, credo. Uno dei punti più importanti, siti più importanti del comune che viene lasciato ai cittadini, con una piena disponibilità, rispetto al sito precedente. Abbiamo realizzato una nuova scuola materna per i bambini da 0 a 3 anni, da 3 a 6 anni, scusate. Abbiamo, realizzato strade nuove, abbiamo creato la possibilità di portare a Tribiano, concretizzata 3 anni fa, delle scuole medie che non c'erano, quindi abbiamo completato l'intero percorso della scuola media inferiore per intero fino alla terza media. Credo che siano stati degli ottimi risultati che il Paese potrà solo godere, beneficiare, utilizzare anche per il futuro, così come siamo in fase di completamento della nuova piazza, una piazza che non esisteva in Paese. Abbiamo dato una centralità a questo posto che è secondo me un gioiellino per quanto riguarda il sud-est milanese. Abbiamo una frazione bellissima che è un borgo molto bello da visitare. Invito tutti a venire a vederlo, che è quello di Zoate, dove abbiamo un bellissimo golf, un campo da golf molto bello, e tante altre cose che sono state realizzate, quindi degli obiettivi che posso definire oggi come risultati acquisiti dall'amministrazione lucente. Certo, una mia curiosità, nei tuoi anni di mandato, ce ne saranno ancora due, hai detto,
Ti è mai capitato di sposare qualcuno? Ma l'ultimo sabato ne ho sposati diversi e ne facciamo di matrimoni, anche lì è una cosa che mi piace fare in prima persona. Di solito in molti comuni i sindaci preferiscono delegare gli assessori, i consiglieri o addirittura i funzionari per fare i matrimoni. E io ho una cosa bella perché è un contatto diretto con i miei cittadini. Ritengo che un sindaco, soprattutto in un paese piccolo come Tribiano, 4.000 abitanti, è giusto che sia veramente il primo cittadino, cioè l'espressione del tribianese. Quindi è bello confrontarsi. Un'altra cosa, oltre ai matrimoni che faccio volentieri, noi ogni anno durante la sagra del paese, questo è il momento della sagra, nel periodo prima settimana o seconda di settembre, diamo un albero per ogni bambino nato. Sembra una cosa fuori dal mondo ed è una cosa bella, dicono in molti, che piace. Noi lo facciamo perché ci piace, ma voglio ricordare a tutti che è una legge dello Stato nazionale che obbliga i comuni e soprattutto quelli dai 15.000 in su a donare un albero per ogni bambino nato. E questa è una di quelle iniziative che più avvicina il mondo giovanile, le giovani coppie all'amministrazione comunale perché la vede con positività e la vive. La gestione dei migranti a Tribiano, vi hanno assegnato dei migranti, avete problemi con l'immigrazione anche voi come tutti i comuni o è una gestione più tutelata, Io diciamo? su questo è un tema spinoso perché ho avuto da dire con il prefetto di Milano, nel senso che quando è stato proposto il tema dello SPRAR e proposto ai sindaci, io sono stato uno di quei sindaci a dire no alla sottoscrizione della convenzione con la prefettura. Non abbiamo dato la disponibilità di ospitare e accogliere nessun migrante. Oggi Tribiano conta zero migranti, gliene spetterebbero 13, ma ho sottolineato che finché io sarò sindaco di Tribiano non avrò neanche un migrante, ma non perché voglio essere chiaro su questo, non mi si deve poi qualificare come razzista, perché preferisco essere qualificato come tale se gli si dà il giusto senso all'espressione, perché credo che sia più razzista chi accoglie 50-100 migranti e poi li tiene soltanto a vivacare nelle proprie città e nei propri paesi. Io credo che bisogna avere un progetto chiaro che abbraccia non solo l'accoglienza in senso stretto, ma anche un progetto fondamentale in tema di sicurezza, di sanità e di controlli. Noi non siamo nelle condizioni di poter garantire questo, i comuni sono seriamente in difficoltà su una serie di domande che arrivano da cittadini residenti italiani e non, quindi che sono regolari in Italia e che sono in lista d'attesa su tanti fronti, sia degli aiuti a livello economico, sia di occupazione di case e quant'altro. Quindi credo che oggi la questione migranti che ha cioè, sarebbe da trattare in maniera ancora più, diciamo, attenta, non può trovare accoglienza, almeno nel mio paese, fino a quando sarò sindaco. E ripeto, non per una questione di razzismo, ma per incapacità di un paese ad offrire a chi viene ospitato un qualcosa che per la dignità umana è fondamentale. Certo. Oltre a essere sindaco e avvocato, hai qualche passione, qualche altra passione? Beh, Andiamo sul personale. sono uno juventino sfegatato, In comune lo sanno tutti. sì, lo sanno tutti e fanno bene a non prendere a sfottermi anche quando la Juve magari non va tanto bene. Però, a parte le battute, amo sì lo sport, amo non solo il calcio, ma tante altre discipline sportive, seguo e mi piace molto anche. La politica la vivo come passione, è sempre stata una passione, non l'ho mai vista come un lavoro e poi mi piace anche passare del tempo nelle campagne del sud-est milanese, quindi divertirmi anche con la bici, magari fare delle passeggiate con mio figlio, eccetera. Quindi, come ti giudichi come papà?
Un buon papà. Ma credo di sì, certo è brutto darsi dei giudizi da soli, no? Quindi Guarda, io sono, però onestamente ti dico, io sono dico. papà e spero di essere un buon papà, cioè nel senso io ce la metto tutta, Sì, quindi. l'impegno, la volontà, la voglia soprattutto, ma io credo che quando hai la necessità di vivere un rapporto con tuo figlio e lo vuoi vivere perché lo senti, eccetera, non può che essere positivo, soprattutto se c'è riscontro da parte di tuo figlio di voler stare e passare del tempo con te. Credo che gliene tolgo tanto di tempo con la politica, col lavoro, però devo dire che il nostro rapporto è molto forte, riusciamo Quindi sei un a, papà anche in sei un questo, sì, papà presente. credo di sì, credo di sì. Ok. Volevo chiederti, cosa ne pensi dell'idea che i ragazzi possano andare a scuola col telefono, ma già dalle medie? Faccio fatica oggi, io sono figlio di due insegnanti che oggi non ci sono più e vengo da una scuola che è totalmente cambiata rispetto al passato. Che i ragazzi possano portare a scuola il cellulare, magari se la vedo con la mentalità di 10 anni fa, faccio fatica ad immaginare una cosa del genere. Credo che oggi con una nuova società che si viene a formare, non la vedo una cosa del tutto negativa, va strutturata e come ogni cosa va regolamentata nel modo giusto. Non sono necessariamente contrario e quindi tassativamente no, va regolamentata, quello sì. Se ti dico il nome Gianfranco Fini, qual è il tuo commento? Ma io sono cresciuto nel mondo di Azione Giovani, ho sempre visto Gianfranco Fini come un politico da emulare e mi è sempre piaciuto. Gianfranco Fini ha avuto un cambio e quindi, come in tutte le cose, uno si può ricredere, ha avuto una trasformazione politica negli ultimi 5-6 anni, tanto da distruggere, credo, quel mondo della destra italiana che aveva raggiunto un momento, importante nella storia d'Italia. Noi siamo arrivati ad essere quel partito che, partendo dal 2% del movimento sociale era riuscito ad arrivare anche a toccare il 12% in certe stagioni e a portare in un governo ministri di un certo spessore. Quindi nel momento in cui tu arrivi a questo per poi fare quasi un dietrofront o per atteggiamenti personali, io credo che un qualcosa sia successo dentro di lui, non ne ho la più pallida idea, ma certo ha fatto tanto male alla destra italiana, dando tra l'altro un patrimonio della destra italiana in mano a chi non si è mai considerato nazionalista e oggi fa il più estremo della destra, cioè la Lega. Quindi questo è preoccupante. Uno come me che nasce, ripeto, dal movimento sociale, fa tutto questo percorso, vedere la Lega che discute oggi di temi che erano di Alleanza Nazionale prima e del movimento sociale ancora prima. Cioè, lascia un po' a desiderare, quindi il giudizio su Gianfranco Fini sicuramente se si ferma ai primi anni 2000 può essere positivo, del tutto negativo dal 2000 in avanti. Giorgia Meloni invece come la vedi? È la Giorgia è persona giusta per. Il condottiero oggi di Fratelli d'Italia, è la persona giusta, la persona che ha saputo capire quelle che sono le esigenze e le necessità della destra italiana. Chiaro che si fa molta fatica in un mondo attuale anche a sgomitare, però è una persona che ci crede, Giorgia è giovanissima, ha la capacità, è stata ministro, ha un'esperienza politica che serve al partito, è una risorsa che noi abbiamo e dobbiamo puntare su di lei. Non credi che però la sua figura si veda poco nel nord Italia, nel milanese, in zone che comunque hanno una certa importanza strategica anche? Sì, questo è vero anche che il suo muoversi anche al nord Italia diventa difficile da tante situazioni e qui
nella Lombardia facciamo i conti anche con la citata Lega di prima, che ovviamente contrasta un po' con alle Fratelli d'Italia da questo punto di vista nella crescita, no? Quindi sì, è vero, però credo che abbiamo una classe dirigente anche in Lombardia giovane che può aiutarla a far crescere il partito. Teniamo conto che noi siamo nati nel 2013, verso la fine del 2013. O meglio, 12-13 poi si è andata alle elezioni regionali anche politiche, siamo arrivati a nascere, a presentarci a distanza di 40 giorni dalle elezioni e siamo riusciti a toccare l'1,9%. Piano piano siamo cresciuti, tanto da arrivare alle europee al 3,9. Quindi è un partito che non qualcuno definisce piccolo. Io credo che è un partito che possa dire la sua pian piano, cercando di far capire che i temi veri della destra italiana sono in questa casa, non altrove. Certo. Finirà il tuo mandato fra 2 anni, hai detto, no? Progetti per il futuro? Io ho fatto una candidatura in Regione Lombardia nel 2013 e non escludo di ripropormi alle prossime regionali. Quindi il primo, diciamo, passo potrebbero essere le regionali prossime che ormai sono lì alle porte, in primavera dovremmo andare al voto. Quindi non escludo questo primo passaggio. I miei cittadini possono comunque contare su di me, Tribiano lo considero il mio paese, il mio trampolino, quindi è importante partire da un'esperienza accumulata nel corso di questi 8-9 anni e portarla anche in Regione Lombardia per fare un qualcosa di concreto, no? Di portare dell'esperienza del territorio. Molto spesso il territorio viene sacrificato, uno dei temi importanti di questo momento sono per esempio i trasporti. Sembra che ci si sia dimenticato dei trasporti della zona sud-est milanese, magari favorendo altre zone. Noi un grosso problema che abbiamo avuto nel sud-est milanese è sempre stato quello di una mancanza di un punto di riferimento in regione Lombardia e forse questo ha penalizzato l'intero territorio. Io vorrei farmi da portavoce in questo ed essere espressione di questo territorio per far sì da portare in Regione Lombardia quelle necessità che il territorio chiede e dalle quali purtroppo oggi non abbiamo in Regione delle risposte concrete. Certo. La piazza qua davanti terminerà i lavori fra quando? Ma io credo che nel giro di altre 20 giorni, 30 massimo, la piazza sarà Così completata. così Siamo, poco. sì, abbiamo voglia di inaugurarla in fretta, sicuramente prima di Natale, adesso vedremo un po' come organizzarci, sarà un altro elemento in più da mettere tra i punti realizzati del mio programma elettorale. Ne mancheranno pochi e spero di concludere il mio mandato con la realizzazione anche di quest'altro importante punto. Forse non lo vedete, ma qui c'è un disegno molto bello che è quello del vecchio palazzo comunale, che è un'altra mia ambizione, cioè quella di far arrivare la caserma dei carabinieri, che oggi non c'è, e che è un altro punto in più che andrebbe a completare l'intero programma elettorale. Spero anche di riuscire in questo. Abbiamo già tutto pronto, mancano piccole cosucce, piccoli ok, e credo che anche quest'altro risultato arriverà. È stato un piacere fare la chiacchierata con te, e vedremo sicuramente quando ci sarà la piazza fatta e finita per l'inaugurazione a fare 2 immagini e a brindare insieme a te e ai tuoi cittadini per Tribiano e con Tribiano. Io vi Okay. ringrazio, vi saluto e grazie di essere passati da Tribiano. Ci mancherebbe. Grazie. Grazie a voi.